Ciao ragazzi, ciao Ginota. Come state? Ciao Gae Maestro, ciao Claro, ciao Anatoli, ciao Federica. Come state? Tutto bene? Vai, vediamo Valerio se. Anzi, ho visto che qualcuno ha scritto già sul sito. Vediamo subito. Ciao Ciao, Michele, come stai? Tutto ciao, bene, bene, tu? Io bene, come ti chiami? sono Valery, mio nome d'arte, Sì. insieme a mio fratello, ti Ciao, presento. Gianni, piacere. Ciao, piacere. Brevemente ti dico, brevemente, siamo io e mio fratello che abbiamo questo progetto Cantautore che prevede appunto la sola immagine pubblica mia e siamo gli unici autori e produttori di questo progetto Cantautore. Certo. E appunto volevamo farti sentire qualcosa. Ho visto che mi hai Cioè, mandato una via. cosa su SoundCloud. Sì, è un EP. Quale vuoi sentire? Non me ne frega niente. E io ogni giorno? Non me ne frega niente. Sì, Vai, non vai. me ne frega niente. Non me ne frega niente. Da dove ci chiamate? Da Napoli. Da Napoli, ok. E praticamente tuo fratello fa le basi e tu canti? In realtà produciamo entrambi e io sì, Ok, sono il cantante. vai, vado. Sì. Cammino per le strade di una storia anni 80, l'ammirazione di una donna non mi può bastare. Rimango sveglio quelle notti in cui vorrei partire, cercando un posto che mi renda vivo, ma così non va più, e così ci sei già tu, ma così non ho più scelta per far festa. Ascolto la musica qua dentro, non me ne frega niente, ormai è fatto centro. Mi sento, ma cosa non ho detto? Non me ne frega niente, ormai ci sono dentro. Non me ne. Ok, direi che dovete continuare, cioè siete un po' così, cioè va un po' migliorato tutto, la produzione può salire molto, è un po' plasticosa, capito? L'ambientazione non è neanche male della produzione, capito? Ci sono delle cose carine, però insomma dovreste un po' migliorare il vostro gioco, come si dice in inglese traducendolo in italiano. E niente, forse anche un po' focalizzare di più su. Insomma, è ancora un po' impreciso, capito? Vi serve ancora un po' di tempo per capire esattamente dove andare a parare, cosa fare, cosa scrivere, secondo me. Non siete dei principianti, ma non siete ancora pronti a livello pro, capito? Siete ancora a FIFA a livello amatoriale, tipo. Va Però bene. continuate, cioè se vi piace, continuate. Dai, Assolutamente. alla Ti prossima. ringrazio. Ciao Alla Valerio. prossima, dai. Ciao, Ciao. ciao. Ok, vediamo un po'. Avevo visto che c'era già un'altra richiesta, anzi più di una. Gae Mastro. Ok, vado. Nel frattempo mi hanno scritto su EasyVP qui sul sito Michele Damiani e Andrea Gramegna. Ciao. Salve, buonasera, buonasera. Mi Ciao, come ti chiami? chiamo Gaetano, sono Gae Mastro, non Gae Maestro. Oh, scusami, No, ma Gae. che, stia tranquillo, non si preoccupi. Adesso ti trovo. Aspetta, mi hai mandato Sì, un'email? ho mandato un'email, gaetano.mastro9@libero.it è la mia mail. Ok, aspetta che la trovo. Eccola qua, trovata. Ok. Brano 3. Questo brano, innanzitutto, da dove ci chiami? Chiamo da Bitonto, in provincia di Bari. Mitici, mitici pugliesi. E bello che il niente, brano si chiama questo. Brano, ma perché si chiama veramente Brano o No, perché? il brano si chiama Semplicità perché praticamente Hai fatto l'export.
Sì, praticamente sì, da WeTransfer, praticamente okay. Le posso raccontare in breve quello che ho sì. passato, in un certo senso. Niente, ho lavorato per 2 anni in gelateria con i soldi sì. che ho racimolato e dato che scrivevo da più di un anno, sono riuscito casualmente a trovare un produttore di basi a Barletta, per fortuna, sì. E è stato sempre un mio sogno, è un mio sogno quello appunto di cantare, di dire la mia, di certo. esprimere le mie emozioni, e ho altri testi pronti, e guardi, è la soddisfazione più grande quella di essere riuscito almeno a fare un brano allora, dei sacrifici. Allora adesso lo ascoltiamo, ed è l'hai scritto tu, invece è stato prodotto poi da questa persona. Che, perfetto. Okay. Va bene, vado. Ho cantato io, sì. Vado. Allora, dunque, secondo me la realizzazione non è incredibile, capito? Cioè, si poteva forse fare di meglio a livello di produzione. La voce è interessante, è particolare. Si sente che ti piace un casino, cioè si sente che proprio questa è la roba che ti piace fare. Ti consiglio di scriverne tanti. Cioè c'è bisogno di... Ce li ho. No, però anche di... In qualche modo, anche se non sono realizzati in maniera, capito, professionale. Trovare... Sì. Ormai è facilissimo registrarsi con un computer, capito, con pochi soldi veramente. In modo che tu puoi registrarteli, riascoltarteli, essere più giudice di te stesso a distanza di giorni. E capire certo. cosa... quale testo funziona di più, quale testo funziona di meno, quale combinazione funziona di più. Perché comunque la voce è interessante, però c'è bisogno, secondo me, che ne butti giù tanti per poi... capito, cestinare quelli che sono meno forti, lavorare di certo. più su quelli che sono forti, secondo cioè, me che ne produca tanti, che ne faccio sì, uscire che tanti, ne, che ne registri tanti, anche se prendi delle basi da YouTube, capito, ma prendi le... sono... no, sono tu prendi le... cosa? Tu prendi delle certo. basi da YouTube, cioè, è pieno YouTube di type beat, capito, certo, e basta, devi... c'è bisogno di fare tanto lavoro prima di avere una cosa forte, capito? Certo, certo. È il mio primo pezzo. Appunto, dai, alla prossima allora. Dai, grazie, continua. Grazie mille. Ciao, grazie. Ciao. Guy. Ragazzi, aspetta che non riesco a... Ah, ecco perché ho 2 finestre. Diciamo, come mai non si blocca più la canzone? Sotto sotto, vediamo chi c'è. Ginota? Vado? Ginota, tra l'altro, eri uno di, forse, EasyVP, o no? Vediamo. Sì, esatto. Sì, ciao. Esatto. Ciao. Ciao, Michele. Ciao, buonasera. Come ti chiami? Andrea Gramignatore. Sento la mia voce che rientra lì. Devo mettere le cuffie, probabilmente. Se vuoi, magari ci aiuti. Se no abbasso. Ecco, prova, se così non è... Prova a passare. Sì. Se così non ti senti, va bene così. Aspetta. No, mi sento lo stesso, no, però ce la possiamo... Stesso, oddio, è difficilissimo. Metto le cuffie al volo. Intanto avevi già mandato il link, no? Dentro Dropbox. Sì, il link Dropbox.
Cosa fai? E, diciamo, sono partito col rap. E, poi rap cantato, una via di mezzo, diciamo. Non mi piace etichettare. Ecco. È prodotta da qualcun altro, testo è mio, ovviamente. Ok, come si chiama questo qualcun altro? E Dottor Wet. Dottor? Ti ha sentito. Non ti ho sentito, dottor? Dottor Wesh, okay. W-E-S-H. Va bene. Il pezzo si chiama, quello Dropbox si chiama Se non piangi. Vado. Diciamo sull'insicurezza, un pezzo sull'insicurezza. Si fottano occhi sulla copertina, so che lotti in prima fila contro la fragilità, che smoccheresti di cazzotti ogni vetrina di ogni fottuta città, perché ti ci specchi e ti senti come quegli scarabocchi che spesso disegnavi qualche anno fa, e so che odi il cielo grigio, veder nuvole piangere, fanculo le pozzanghere, rifletto nel tuo viso in assoluta fedeltà, e tu non vuoi vederlo più, perché tieni la testa giù, alza lo sguardo alle nuvole, nello specchio sorridile, che sei bella solo se ci credi te, che gli infami sono tanti, se ti screditano batti, ti ho mai detto che mi incanti, ma sei più bella se non piangi, non andare via, questo mondo sta qui per te, non andare via, lo smetteranno, non sai finché, non sarai viva. Allora, secondo me, prima parte, cioè strofa, cioè c'è un po' di, è un po' finto tutto, un po' finto il timbro, un po' finto, è un po' un modo vecchio di fare, poi la voce è troppo pulita, cioè poco sporca, cioè, è tutto troppo, poi nella parte in cui canti è un po' meglio, perché almeno c'è comunque sicurezza nel canto, comunque la base non è male, è così, però boh, io cercherei di trovare, mi sembra un po' di 10 anni fa, capito, proverei e proverei, ma come tutto, in che, come tutto, cioè, come anni scrittura fa, produzione, testo, tutto qua, c'è, cioè, una roba vecchia, cioè mi sembra che al giorno d'oggi bisognerebbe provare a approcciare anche se tu vuoi fare un pezzo del genere, cioè perciò un po' drammatico, né? Però boh, mi sembra tutto finto, quando sento il suono della voce mi sembra finto, cioè non mi sembri credibile, ecco, cioè non ci credo, sembra una roba già sentita. E prova a far partire una canzone da un altro punto di vista, da qualcos'altro, capito? O anche, cioè, il problema è che tu devi anche, secondo me, riconoscere i vari timbri diversi della tua voce. Perciò quando magari canti sei in qualche modo più credibile o può funzionare di più, quando fai il rap così un po' finto drammatico, sembra finto drammatico. Un po' meno. A me mi dà proprio una roba che non mi viene voglia di cambiare, cioè dico, ne ho sentito 1000 volte... E non dico che quella formula non possa rifunzionare ancora, ma per funzionare ci deve essere qualcosa che almeno a livello vocale ti colpisca, no? Cioè, o nel testo, nella scrittura. Mi sembra un po' banalotto tutto, ok? Ok. Dai, okay. Alla prossima. Ne farò tesoro. Ciao. Grazie mille. Ciao, grazie mille. Buona. Ciao. A me manca questo modo di fare rap, ma non dico che non manchi, dico solo che bisogna farlo bene, cazzo. Ok, scusate, vediamo un po', mi sono lasciato prendere. Pacchio Music, vado. Nel frattempo, vediamo, non so se è arrivato anche Michele Damiani, che ho visto che aveva scritto nel sito. Ciao! Ciao, buonasera. Come ti chiami? Pasquale. Pasquale, e com'è il nome, che non l'ho letto malissimo? Pacchio. Ah, Pacchio, ok. Da dove ci chiami? Da Teramo, in Abruzzo. Ok, e cosa hai mandato qualcosa? Ti ho mandato una mail su musica.pro. La mail è pachi.dg, @gmail. Pacchi, con la Y o no, con la I? No, con la I normale. Pasquale di Giovanni Antonio? No. Sì. Ok. Sì. Ok, e la canzone come si chiama? Allora, non dirlo neanche per gioco, cioè io sono il produttore, sto producendo
e volevo qualche consiglio magari da te. E chi canta in questo momento? Una ragazza. Okay. Una ragazza che lei ha scritto il testo e ho pensato alla musica. Va bene, vado. Non dirlo neanche per gioco, che di amarmi non hai smesso mai, perché poi crolla tutto e tu come niente te ne vai e lasci tutto così. E so che è durata poco, ma in qualche modo il tuo profumo è ancora qui, o forse sono solo i tuoi sorrisi quando mi giro sembra di trovarti lì. Vorrei fosse più facile non cercarti ancora accanto a me, vorrei fosse più semplice. Ti fermo già, sei all'inizio. Cioè hai bisogno un po', sì. Cioè, nel senso, secondo me devi, se ti piace questa cosa, giocare con il software, capire che ci sono tanti suoni, tante cose, cioè insomma, non so, non saprei che consiglio darti se non quello di impratichirti di più, capito? Basta, come cioè, idea, come base, come... Non lo so, adesso così, sentita così, è un po' cheap, capito? La sensazione, il suono, i suonetti, le cose, tutto un po' così. Però... cioè, ci vuole tanto tempo, capito, per rendersi conto del livello a cui si è, capito, perché all'inizio ti sembra sempre di fare figate, me lo ricordo anch'io, no? Cioè, poi, e poi però magari la risenti un anno dopo e dici, beh cavolo, ero proprio all'inizio, no? Qui è tutto un po' sì, così, sì. Un po' cheap, ripeto, senza offesa, cioè, però c'hai bisogno, secondo me, di confrontarti, sai, quando fai una roba così, poi dovresti ascoltare quello che è in classifica e dico almeno dal punto di vista tecnico, sonoro, di cose, e dire beh, mi manca ancora un po', ho capito, un bel po' per arrivare. Perciò ecco questo, però non deve essere una cosa che ti scoraggia, è una cosa che invece ti dice cacchio, devo trafficarci ancora un po', ecco. Sì. Dai, alla prossima. Va benissimo. Grazie. Ciao. Tiziano Torri, Michele, si chiama. Allora vediamo, Tiziano Galli c'è anche, ho visto che scriveva prima. Vai Tiziano, vediamo se mi hai già mandato un'email. Tiziano, eccolo qua. Aeroplani. Ciao, sì. Ciao, da dove ci chiami? Da Cisterna di Latina, vicino Mitica Roma. Cisterna di Latina. Cosa fai? Canti? Sei un cantautore? Sì. E questo pezzo che mi hai mandato l'hai scritto tu, hai eseguito tu, è anche prodotto tu o no? No, l'ho scritto io e l'ha prodotto Manuel Finocchi. Ok, perfetto, lo sentiamo, e però non c'è. Ah, l'hai mandato in due cose. Cioè Michele, ok, perfetto, bene, vado. Yes. No, però, scusa, è un altro. Cioè, Aeroplani singolo non mi hai mandato niente dentro. Ti sei dimenticato di mettere... No. 1.41, forse, scusa, perché me l'hai mandato anche vabbè, ho trovato un'altra versione che mi hai mandato in gennaio, al 5 gennaio. Sarà lo stesso, immagino, no? Aeroplani.mp3, vado. È questa. Mi hai dato le spalle, io ti ho chiesto il cuore, rimani la costante dei miei giorni, sei dolcezza mentre dormi, sei carezza nei miei sogni, l'incertezza del domani, il coraggio di cambiare i piani, anche se adesso è troppo tardi, non andare ancora un po' rimani, non andare ancora un po' rimani. Direi che si può migliorare molto, cioè non capisco neanche se questa è veramente la tua tonalità o se dovessi cantare più basso, perché ho l'impressione che quando sei così alto la voce possa essere un po' fastidiosa sentendola. Non mi dispiaceva il moto metrico rispetto a... c'era qualcosa di ipnotico nella strofa in come ripetevi le cose, quella roba non mi dispiaceva, però il resto forse...
ci si può migliorare molto, insomma, molte cose nel testo, la produzione non è ancora a livello neanche come suono, capito? Ci sono un po' di scricchioli, di cose, di rumorini, di cose, però insomma, vai avanti. È il mio primo singolo, sì, sì, sai, prima di fare un primo singolo stanotte. Io lavorerei ancora di più, capito? Cioè, prima di rilasciare della musica, io arriverei a un livello di sufficienza tecnica per cui almeno puoi andare a competere, no, tecnicamente. Secondo me qui non c'è neanche quel livello ancora di sufficienza tecnica, per cui quando lo suoni insieme ad altri pezzi che sono fuori, certo, allora, fuori c'è anche roba più brutta di questo, però per dire, in classifica intendo dire, capito, nei primi 100 certo. In Italia, comunque, ecco, io forse farei più cantera e meno release in generale, okay. In Italia in generale, ma nel mondo, cioè, ci sono tante di quelle release mondiali, cioè io cercherei di affinare l'arte della scrittura, della tecnica, di tutto, per poi rilasciare le cose. Però vai avanti, insomma, dai. Alla prossima. Ciao grazie. Tiziano. Ciao. Allora, vediamo un po' chi c'è ancora. Avevo detto Galli. Avevo visto anche... Ah, Jacopo, fammi vedere Jacopo un secondo, che ho visto che mi hai mandato già l'email, l'ho visto un secondo fa. Jacopo. Ciao. Ciao Jacopo. Senti? Da dove ci chiami? Da Genova. Da Genova. Cosa ci fai sentire? Napoli di sera? C'è un attimo. Sì, è una versione provvisoria per quanto riguarda la produzione, però volevo comunque fartela sentire. E cos'è? Un pezzo che hai scritto tu? È un pezzo che ho scritto io, sì, e produzione fatta con un altro producer. Amedeo Marci, Amedance. Sì. Ok, sì. Va bene. Vado? Vai. L'arancione del semaforo che scatta mentre passi, pomeriggio e giardinetti in cui tornavi con i grafi. Corsa per le scale, inseguendo il regionale, e le porte che si chiudono appena riesci a salire, partire da zero, battere il numero uno, mancare davvero, stop del 91, quel profumo che ti ricorda a posto, un sorriso nascosto, ma siamo fatti così, un piacere tira l'altro e non ti accontenti, vorresti sempre quello che non hai, oh na 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 na. E va bene così, tutto torna se sei buono, l'ho sentito in un film, ma è troppo tempo che io ti aspetto qui. Oh na 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 na. Non ho mai visto Napoli di sera. Allora, non mi dispiace la progressione metrica, cioè quasi... Scusi, no? Nelle strofe. Penso che tu debba migliorare molto nel modo di cantare, cioè non nel modo, nella tecnica, okay. Capito? Cioè dovresti un pochino andare un po' a lezione o comunque cercare di impegnarti un po' di più. Sei un pochino stonato, cioè più che altro insicura anche la voce in certi punti ed è una cosa che non si può perdonare. Sì, è una registrazione provvisoria comunque. Ok, allora va bene, cerca insomma con il registro in maniera definitiva di essere più preciso. Per il resto, sì, non grido al miracolo, però sei comunque inserito in una cosa che può, capito, che ha un suo senso. Va bene, grazie. Capito? Va bene. Allora continuo a lavorare sul pezzo. Grazie. Alla prossima. Ciao, Jacopo. Ciao. Allora, premio fedeltà Michele da Posenti, Giulia Ferraro. Ciao, Mirko. Allora, vediamo. Giulia Ferraro, aspetta che la trovo. C'è Galli, poverino, che continua a non chiamarlo. Giulia Ferraro, però non c'è Giulia Ferraro, scusa, a meno che io non la vedo. Ah, oh, no, scusa, perché si chiama Ferraro Giulia. Ecco, l'ho trovato. No, era al contrario, io cercavo la G. Ciao! Buonasera. Ciao Giulia, ascolta, cercavo Giulia Ferraro, invece era Ferraro Giulia, non la trovavo. Sì. Cosa fai? Da dove ci chiami? Da Milano, provincia di Milano, in realtà. Cosa fai? Canti, scrivi, suoni, vedo il basso dietro. Sì, sono cantautrice. Ok. Cioè, mi hai mandato già un'email? Sì, il brano si intitola Eroi. Allora, Giulia Ferraro, però non ti trovo. Com'è l'email? Giulia GF, @live.it. Ok, Giulia GF.
Oddio, sai che non la trovo neanche così. Giulia ha scritto Giulia, normalmente. Sì, sì, sì. Non la trovo. Ma l'hai mandato a musica@canava.pro? Sì, sì. Oh, ti giuro che non la trovo. Scusa, Giulia, fammi riscrivere. Ma l'hai mandato oggi? Sì, adesso. Cioè, qualche 10 minuti fa, forse. No, aspetta che guardo. No. Non la trovo mica. Allora, provo a mandare. Come si chiama il titolo della canzone? Eroi. Aspetta che provo a cercare come eroi. No, non c'è. Ma provo a rimandarla. Allora, o c'è già da qualche parte Spotify o no? No, ancora no. Ok. Musica allora... @canova.pro. Giusto? musica@canova.pro, sì. Facciamo una cosa, nel frattempo che arriva sento qualcun altro e poi ti richiamo. Va bene, grazie. Becco. Ciao, 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 ciao. Ok, ragazzi, succede ogni tanto. Ciao, Rania. Vediamo dai Galli, che effettivamente è da 2 ore che dico Galli. Ecco qua, Federico Galli, ho trovato tra l'altro. Ciao. Ciao, Federico. Da dove ci chiami? Ciao, caro. Abruzzo, Pescara. L'Abruzzo è la seconda regione dopo la Puglia di più chiamate. Da quanti anni hai? Davvero? Quanti anni hai? 32. 32? Lo 32. Fai da un po'? Sì, da sempre. Sono ormai tanti anni. Cosa fai? Scrivi, canti, produci, fai tutto tuo? Sì, scrivo, canto, però scrivo molto, un sacco, pure per tanti altri artisti, insomma. Okay. Però comunque questo è il mio singolo che è uscito da poco, quale? Da qualche giorno. Ti volevo far ascoltare Civico 13. Ma lo trovo su Spotify? Sì, ti ho mandato la mail, ma lo trovi pure su Spotify. Galli. Più facilmente. Ecco qua, trovato. Bella copertina. Vero? Bella. Grazie. Aspetta che la faccio vedere, perché se poi dice bella copertina, dici, ma qual è? Non la vedono. Aspetta che la giro. A parte che si vede piccolina, però è bella. Sì, col pantone. Vado? Aspetta. Vai, vai. Aspetta che la giro. Ta-ta-ta-ta, rigiro questa, boom. Metto qua. E vado play. Se sono, sì, dovrebbe partire. Ti coprirò le spalle quando avrai freddo. Quelle mani e quelle guance potrai scaldarle contro il mio petto. E affronteremo l'inverno come animali selvatici, senza nemmeno l'ombrello. Ubriachi fradici, e affronteremo la notte tra baci e mille forze, lontani dalle luci, con le bussole rotte, e affronteremo le nostre più grandi paure, come abbiamo sempre fatto noi due. Imparerò a cucinare, a pagare da solo le bollette in un ufficio postale per te, costruire un presepe a Natale, portare sempre il mio cuore in cane per te che sei me da sempre. Ok. Che ti devo dire? Non è male, cioè si sente che lo fai da un po', non lo so, io non me la ascolto, cioè mi rompo un po' le balle, cioè mi rompo, scusa, il commento non tanto tecnico, no, no. Cioè hai qualcosa indubbiamente, fammi sentire un altro pezzo, che dici tu? Vai, metti Lana Lang. Ok. Siamo persi da solo nel mio letto, che questa sera esci,
come te. Non c'è nessuna, never, sai perché? Prendo il volo tipo Superman. Prigioniere, tu sei Lana Lang, Lana Lang. Come te. Non c'è nessuna, never, sai perché? Prendo il volo tipo Superman. Cioè, capisco che, lo, come dici tu, no? Lo fai da tanto e anche lo lavori per altri, no? Si capisce che... Però, quando tu lo fai per te, secondo me, devi trovare una roba che sia solo tua. Qui, cioè, sei passato da questa finta trap, minimal pop, al pezzo sì, quasi giovanottiano, comunque, insomma, comunque molto... Certo. Boh, non lo so, io troverei una strada più originale. Comunque ce l'hai, cioè si sente che sai scrivere e che cerchi... cioè non ti accontenti, capito, no? Ma che cerchi di trovare un linguaggio o comunque di... Però devi, secondo me devi ancora trovare un linguaggio solo per te, che non vuol dire che non lo puoi trovare a 30 anni, lo puoi trovare anche a 40, ce lo puoi trovare sempre, però che sia una roba solo tua, cazzo. Perché secondo me ce l'hai tu qualcosa, anche guardando la faccia, che cos'è, una foto vecchia di questa qua o nuova, non lo so se è questa foto... No, nuova, nuova. Comunque ce l'hai, cioè, però devi soffrire di più. Capito? Per trovare, dico, per trovare una roba, devi scavare un po' di più, secondo me. Perché, cioè, devi scavare ancora di più e trovare una roba che fai solo tu, cacchio. E non è facile, cazzo, però ce la puoi fare, dai, certo, cazzo, perché cioè, se salti da Civico 13 a Lana Lang abbastanza con facilità e comunque sai scrivere, capito? Però devi andare più in profondità. Non so se mi capisci, cioè, devi provare, certo, capito? Cioè... Perché poi quella roba ti premia, capito? Certo, beh, certo, assolutamente. Di fare gli estremi, trovare una via, cioè non che deve essere una via di mezzo tra questi due pezzi, ma una roba dove sei sempre tu, capito? Cioè, dove... Certo. Non è facile, però... Dai, alla prossima, però... Galli. Dai, caro. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ho visto che è arrivato finalmente il pezzo di... Giulia, mi sembrava, no? Perciò vado, eccola, l'ho trovata di nuovo. L'aveva mandata anche Mirko, è stato carino, però ho trovato SoundCloud. Eccoci, Giulia. Rieccomi. Siamo tornati. Allora, Giulia Eroi, che però vedo la foto di Mirko in realtà. Esatto. Perché l'ha prodotto lui, cosa ha fatto? Sì, è il mio produttore, sì, sì. Ok, fantastico. Hai detto Milano, età? 20, devo fare okay. 20. Va bene. Vado. Scritto tu, cioè tu hai scritto testo e musica? Sì. Ok. E la produzione. Guardami negli occhi e parlami, che siamo solo un coso cenere di cose inutili, le frasi fatte puoi scordartele, come mi servono, lo sai che voglio cose semplici, noi più complici, sento tutte nello stomaco che non mi passano, stiamo vivendo tempi fragili che si disperdono. Sempre qui seduto accanto a me, volevo dirti che non siamo eroi, toccare il fondo non ci basta mai, che siamo in bilico tra bene e male, chiamerò Dio per farmi suggerire. Volevo dirti che non siamo eroi, toccare il fondo non ci basta mai, che siamo in bilico tra bene e male. Allora, innanzitutto complimenti ragazzi, perché almeno provate a fare una cosa che c'è poco in Italia, che non c'è, è figo. Poi Mirko è bravo, ne ho sentito un po' di sue basi, i suoi lavori. Allora, se posso dare dei suggerimenti, devi essere un pochino più sicura nel canto, però viene con il tempo, però o forse devi andare a cantarlo, provare a essere un po' più sicura. Nella seconda parte dell'inciso, cioè l'inciso che è composto da due parti, cioè non due parti di produzione, cioè la seconda volta che ripeti la melodia, forse dovresti fare qualche variazione melodica, perché non sia proprio uguale nell'inciso. Okay. E poi quando c'è quella specie di drop, dove comunque tu stai cantando sopra, cambiando la melodia in quel punto, lì anche la produzione, secondo me, dovrebbe... Questo più è per Mirko, dico questo commento, dovrebbe fare proprio un drop o pompare molto di più o entrare una parte più elettronica. Però è figo, a me piace, cioè c'è qualcosa, capito? Io ci lavorerei ancora a questo pezzo se fosse in voce, cercherei di farlo anche nel mixaggio. Mirko, potresti
comunque farlo suonare molto meglio. Non che faccia schifo adesso, però è un po' distaccato tutti gli elementi, perciò a questo punto mi riferisco più a lui. Però portatelo avanti, è bello sentire in Italia, è una cosa quasi Ellie Goulding, capito? O comunque è bello, dai, magari prossima volta se lo portate più avanti o scrivete altri pezzi fatemene sentire un altro. Va bene, grazie mille. Dai, alla prossima Giulia. Ciao. Buona serata, ciao. Ciao, ciao. Un po' nudo? In che senso? No, a me non dispiaceva, mi sembrava bello. Dunque, nel frattempo ho visto anche gente che mi scrive, volevo dire c'è Michele Damiani, non lo trovo. Volevo vedere, sentiamo, chiamami AIG, però non so se ho. Ciao. Ciao Michele. Come ti chiami? Antonio, AIG in arte. Ok, da dove ci chiami? Da Firenze, però sono di Tropea. Ah, bella Tropea. Beh, anche Firenze, sì, c'è due posti belli. Ci hai mandato qualcosa sì. In un'email o...? Sì, ho mandato un link SoundCloud. Come ti chiami? AIG. AIG non ho trovato niente. AIGE. AIGE. Notte sul pianeta Terra. Sul pianeta Terra. Sai che non lo trovo? Magari rimandamelo. Provo okay. A rimandarlo. E dopo ti richiamo. Dai, fra poco. Ok, va bene. Dai, grazie. Fra poco, tranquillo. Ragazzi, un secondo solo. Un secondo solo, arrivo subito. Eccomi ragazzi. Ok. Pausa. Alessia Vella, io. Vediamo, Alessia Vella, vai. Vediamo se ci hai mandato già qualcosa. No, non lo trovo. Ciao Alessia. Ciao. Ma ci hai già Michele. Mandato qualcosa in email? Io e te già ci siamo sentiti. Ti ricordi? Mi ricordo, mi ricordo. Sì, però lei ora è lei la protagonista, quindi... Perciò tu esci dalla scena adesso, tipo... Ah, perché abbiamo una canzone insieme, quindi ne ho approfittato. Dov'è la canzone? Allora, che non ho visto? YouTube c'è il video. Ah, ok, ecco, cosa devo fare. Allora, certo. È 6AM0600AM... Alessia Vella. Aspetta, sì, aspetta. Dimmi com'è, 6... 06... Ok, trovato, okay. Penso. C'è il video. Cioè, c'è anche il magico Jay Lillo insieme a te. Sì, sì, ecco. È di un anno fa. Ok, vi guardo, lo giro. Vai. Tac. Vado? Sì. Hotel. Non mi basta te, basta da me. E tu mani dentro il mio balmen. Non mi chiamano, rispondo no no. Non ci penso più no no no. E non voglio mai la mia chiamata. Mi invitano te, compriamo per le taglie. Verso dove non si sa. E nessuno piace a me, perché questo non si fa. Procediamo senza regole, che sai che non mi va. Se è il motivo, non voglio che te. In un quartiere pure ne si scelta. Facciamo la distanza, io ti aspetto tu. Avremo un massaggio in meno ed un bacio in più. Dai, figo! Aspetta che lo giro. Dai, non è male. È un anno fa e comunque avete un 69.000. Perché era l'unico tuo pezzo, Alessia, questo? Eh sì. Ok. Sì. Vabbè, insieme abbiamo fatto delle cover, però questo è l'unico. Vabbè, ma continuate, no? Cioè, fai cose di questo genere. Poi la scena... Siete a Napoli, no? Io sono siciliana, lui è napoletano. Sì. Ah, ma dai. Però comunque la scena napoletana è figa.
non lo so, non so cosa dire, mi sembra bello, cioè nel senso, poi sai, io sono abituato a queste cose a sentirle qui in America, appunto per il lato latin che va fortissimo qui, però non mi sembra brutto, forse avrei pompato di più la base, così, però è tutto figo, però. Grazie. Cioè, andate grazie, avanti. Grazie. Per me cioè, il fatto è di riuscire, cioè siccome la qualità è buona, sia del video che dell'audio, la difficoltà è trovare l'originalità in una roba del genere, cioè non che anche i grandi siano particolarmente originali, però dico un piccolo gancio, qualcosa che sia più originale del solito, insomma. Però non è male, cioè, addirittura il video, coreografie figate. Cioè, beh, io ballo pure, ballo anche hip hop, quindi ho voluto fare entrambe le cose. Secondo me dovete... Io ho cercato di seguirla ballando male. Come? Io ho cercato di seguirla ballando male nel okay. video. Ok, vabbè, dai ragazzi, quando avete altre cose mandatele. Sì, io ti ho mandato un WeTransfer un po' di qualche settimana fa, però non so se l'hai scaricato o meno, però forse non dovevi mandarti il WeTransfer perché scade. Quindi magari... Ma io cerco di guardare, me ne arrivano ultimamente veramente una cifra, sto parlando di 1000 email a settimana in più, cioè, però cerco di guardare tutto e comunque se c'è una cosa che mi interessa vado, magari le ho sentite, con lui transfer è difficile, magari le ho sentite e non mi interessavano particolarmente, capito? Cioè ci sta. Dai, alla prossima ragazzi. Grazie. Ciao. Ok ragazzi, io dovrei staccare perché ho... sto finendo un altro brano che poi andrà su Amici, tra l'altro veramente bello, fortissimo, e non vi posso dire niente, ma è una figata. Vediamo se becco proprio qualcuno, se trovassi la persona che aveva scritto sul sito, ma non la trovo. A questo punto vediamo chi mi ha mandato... Vorrei sentire, non lo so, chi, non mi ricordo più chi mi aveva scritto prima. Vogliamo sentire Marina non Martina per la serie? Vai Marina non Martina, non so se ti ho. Ciao Marina! Ciao! Come stai? Tutto bene. Come ti chiami? Cioè, come ti chiami? Da dove ci chiami, scusa? Chiamo da Salerno. E tu hai mandato questo pezzo a Bruxelles? Sì. Ok, cosa hai fatto? Scritto, cantato, prodotto? Testo, musica, io in genere produco, ma in questo caso non è mia la produzione. Ah, ma dai. Deve essere ancora finita. Deve ok, ancora quanti anni hai? 21. Ok, aspetta che sta aprendosi da libero. Ci mette un po'. Scarica tutti. Deve scaricarlo, un secondo solo. Ci mette un bel po'. Ma è già uscito per caso? Ah no, hai detto che deve essere ancora... No, deve essere... Sì. Ci mette un po', eh. Forse i server italiani non sono dei più veloci. Vabbè, intanto ci vuoi dire cosa... Quando produci, cosa usi per produrre? Ableton Live. Ma dai. Anche se non è... Io mi trovo bene, anche se non è proprio adattissimo, però per ora... Perché non adattissimo? In che senso non è adattissimo? No, perché diciamo che il mio produttore produce con Logic, però io con gli strumenti che ho, con quello che posso, produco con Ableton. Certo. Cosa ti piace di Ableton? C'è qualcosa che ti piace in particolare di Ableton? In particolare, vabbè, mi piace proprio come è fatto, nel senso che per me è molto comodo e pratico e immediato. Chi sei all'ultima versione? Sei alla 11? No, alla 10, ancora alla 10. Perché la 11, poi le nuove funzioni che non so se sono già state introdotte, perché io ho Live, ma non lo uso ben poco. Già nella 10 avevano fatto dei passi in avanti per gestire il modulare, i CV tools, come chiamano loro, per poter controllare il modulare a distanza, ma... nell'ultima versione hanno veramente migliorato tante cose e hanno introdotto un nuovo synth che è pazzesco nella 11. Vabbè, comunque qua ancora non è neanche a metà. Niente. Ci vuoi parlare di questo Bruxelles intanto? Ok, allora, in pratica questo brano è nato quest'estate. Allora, è arrivato, attenzione. È arrivato, ok. Vai, allora lo faccio, di colpo si è accelerato. Vado. Vorrei
spiegare, forse è normale, potremmo rifare, vivere ogni tipo di emozione, anche se fosse solo l'illusione. Allora, non è male. Anzi, devo dirti, mi piace anche perché è originale sentire una cosa così in italiano in Italia. Migliorerei molto, soprattutto la prima parte in come l'hai cantata. Sei meno sicura rispetto all'inciso. Cioè, nell'inciso sei molto più sicura anche con i cori. Come, invece all'inizio, perché è un genere dove se non sei sicura vocalmente, cade tutto, capito? Cioè, capito, se fai R&B e sei un po' insicura vocalmente, non può esistere. Certo. Cioè, è un genere per uno che è tecnicamente dotato, no? Ora, sì, non lo so se lo puoi cantare meglio, però ecco, mi concentrerei meglio sulla prima parte, sembri un po' più insicura. E poi, okay, forse, non so se immergerei la voce così tanto nel riverbero. È bello sentire in faccia, in un pezzo del genere, le voci, secondo me, più davanti. E anche con più 200, cioè con voce più grossa come suono. Perciò darei più 200 Hz, comunque darei più. Però a me non dispiace per niente, mi piace. Mi piace anche il tuo timbro, mi piace anche le cose che dice, come le dici, le trovo che le dici bene, capito? Perciò vai avanti, continua. Magari quando l'hai finito, mandamelo finito. Sì, assolutamente. Allora rifaccio le voci. Grazie mille, allora. Ciao, alla prossima, Marina. Ciao, 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 ciao. Ragazzi, vi lascio, che sono veramente in ritardo. Ah, IG, hai ragione. Però IG, no, vediamo se mi è arrivato. Cavolo, mi ero dimenticato di IG. Beh, tanto vediamo se lo becco. Hai ragione, hai ragione. Eccolo qua, IG, trovato. Vediamo se nel frattempo è arrivato. Sarà IG. Ciao Michele, ci ma sono. Qual è il tuo email? Eccolo qua, Antonio il Grande, ti ho trovato. Esatto, è il mio cognome quello. Ah, scusa, si chiama Antonio il Grande di cognome? Esatto, sì. O Grande di cognome? Il Grande, il cognome. Che roba pazzesca, è un pazzesco. Infatti, sì. No, ma è figo, però sembra che ti vuoi dare aria. Tipo, piacere, sì. Antonio il Grande, ma vabbè, non esageriamo. No, ma... infatti ho dovuto scegliere un nome d'arte apposta. Ok, Notte sul pianeta Terra, l'hai prodotto, esatto, anche o l'hai solo scritto e cantato? No, l'ha prodotta il mio produttore, che si chiama Ottavio Laria. Ok. E, insomma, collaboriamo da qualche tempo, quindi vabbè, io ho scritto musica e testo e basta. E la canti? Vado. Esatto. Ad osservare tutto da lontano, con un pizzico di strafottenza ed un boccale di 2 litri in mano, al limite della decenza, e tu mi chiedi perché. Fa così male perché. Ma va bene così. Torneranno le luci, pensa che noi a quei film, dove son sempre felici, che strana cosa questa voglia di tranquillità, che quando c'ho la stessa voglia ormai sparita, diciamo, che strana cosa questa voglia di ripetersi, che cosa ancora qui non va. Siamo rose senza spine in un giardino non curato da tempo. Allora, devo dirti, la cosa che mi è piaciuta di più sono le armonie. Ci sono delle armonie, non so se le hai fatte tu, le armonie, però, sì, sì, però c'è un momento, 2 o 3 momenti che dico, cavolo, mi ricorda gli Alan Parsons Project. Alan Parsons, il disco in particolare, quello di Eye in the Sky, è bello. E anche la voce non mi dispiace. Non capisco se possa avere una collocazione nella musica di oggi, capito, questa cosa, o se comunque sia un po' appartenga in qualche modo, non perché sia vecchia, ma appartenga al passato per modo di scrivere, capito? Uh-huh. E si potrebbe migliorare molto anche dal punto di vista tecnico per tante cose, però me la sono sentita volentieri, non so come dirti, capito? Non mi sento di dare un giudizio, di dire comunque a me piaceva, poi forse il testo ha dei momenti. Ci sono dei momenti, forse dovrebbe essere tutto più magico ed emozionante, e ci sono dei momenti in cui
per fare la rima, cioè la cosa della birra, boh, sì, io capisco tutto, no? Però non lo so, è come se fosse, dovesse rimanere più astratto e più magico, no? Il testo, parti bene con la storia della Terra, cioè di Marte, e poi... Però, boh, dico, non male, dai. Bene, grazie. Non so solo se possa avere uno sbocco commerciale, ecco, questo è quello che intendo, capito? Mm-hmm. Dai, alla prossima. Grazie mille. Ciao. Ragazzi, ci vediamo a questo punto domani per la nostra intervista a Lovi, artista di Canova Record. Domani c'è sua prima release in assoluto, FaceTime, il primo pezzo che uscirà questa notte, a mezzanotte, su Spotify, su tutti gli altri servizi di streaming. E poi ci vediamo martedì per Canova Speed Date e giovedì per Canova Ascolta. Vi ricordo anche l'appuntamento, che è una volta al mese, di Geeking Out, che ci sarà mercoledì con, questa volta, il super figo Richard Devine, uno dei più grandi sound designer e soundtrack producer, anche di commercials, ha fatto commercial per BMW, Apple, uno dei più forti qui in America, e avrò l'onore di intervistarlo e di parlare insieme dei nostri modulari, dei nostri sintetizzatori. Alla prossima, ciao ragazzi, ciao.